E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo all'undicesimo episodio di Pokémon Nero, ragazzi. Andiamo subito al gioco! Eccoci qua, siamo ritornati su Pokémon Nero. E andiamo avanti nella storiella. Bellissima patatina. Però prima, ragazzuoli, copriamo le super pozioni. Ne compriamo 37. Rivelizzanti 17. Poi sveglia 5, antiparalisi 5, antidoto 2 perché già abbiamo 3, antiscottatura 3 e antigelo 4. Ok, allora io ragazzi direi proprio di continuare. Allora, qua sopra che cos'è? Oh, c'è Comor. È un piacere conoscerti, Rafa. Mi chiamo Gaze, Armonia Gropius, sono del Team Plasma. Sono venuto a riprendere i miei compagni, grazie per averne avuto cura. Stavano cercando di rubare i Pokémon. Non è vero. Vorrei davvero averti preso, io sono una persona sincera ma non ho gr una gran parlantina. Tu invece parli bene ma sento puzza di bruciato, come la mettiamo? Noi del Team Plasma siamo interessati agli Libbeciauli, abbiamo molti altri seguaci oltre a quelli che vedi. Non so se sia vero o meno quello che dici, ma vincere senza combattere non è così da poco. E va bene, portati via. Non ti amano il re delle miniere senza motivo, ha una straordinaria capacità di giudizio. Bene, allora mi riprendo lui che è uno dei sette saggi. Sette saggi. Ste cazzo. Ok. Apriamo la palestra, ragazzi. Andiamo a fare la palestra. Ciao. Non mi ricordo sinceramente minimamente che Pokémon abbia, ragazzi. Però andiamo. Grazie mille, signor coglione. Ah, ok, tipo terra, ragazzi. Ok, tipo terra. Vai, scendi di sotto, scendi di sotto, scendi di sotto. Tipo terra, quindi, ragazzi. Aspetta. C'è una cosa. Vediamo un attimo prima. Perché magari è sempre fatto apposta, ragazzi. Alcune volte lo fanno apposta. Tipo tu metti tipo un'acqua, magari quello là c'ha un diverso. Infatti, ora questo qui, ragazzi. Come stracazzo lucido. Dracula. Cazzotta, ragazzi. Vai a Resoio. Che fanghiglia, ragazzi, sì. Fai confusione. No, però devi confonderlo. Ok, mo inizia a usare sempre Baraonda, ragazzi. Oh, aspetta, forse lo uccido. No, uno di vita. Va bene. Vai con Pyro. Sberle tese. Ok, ragazzi, ok, va bene. Drillbur. Fatto bene, non iniziare con un po' tipo acqua, ragazzi, hai visto? Ormai io i Pokémon li conosco troppo bene, ragazzi. Dribble. Volaraggio. Unghiaguzze.
E questo è tosto, ragazzi. Al 28, ragazzi, comunque i Pokémon ce l'hai, eh? Ok. Lacerazione mi sa muore male. Mamma mia, Frog, signori. Che cosa ha fatto questo Frog? Spero che si evolve subito questo Frog, ragazzi. Ora gli mettiamo il conto di esperienza a Frog. Ma intanto direi proprio di... Iniziamo malissimo, ragazzi, però va bene. Fatto bene a comprare 40 super pozioni, sinceramente parlando, ragazzi, però ok. Allora. Dai. Al Bomber Frog. Ok. E continuiamo, ragazzi. Anche se secondo me sarà tosta questa battaglia. Possiamo affrontare questo qui, ragazzi, intanto. Ok. Sopra in alto non c'era nessuno perché vorrei affrontare tutti gli allenatori, ragazzi. Tutti gli allenatori. Almeno mi alleno e tutto. Ok, ci sta lui come primo. Krokorok, quanto è bello Krokorok, ragazzi. Vai con bruciapelo. E direi di mettere Frog, signori. Ma a che livello si evolve Sandile, zio, però? Ok, la precisione cala. Forse potremmo mettere proprio primo Frog, ragazzi, eh. Forse è proprio arrivato il momento di mettere primo Frog. Perché sennò subisce sempre il danno, minchia, bullo è tosto. Speriamo che non mi colpisco. Invece sì, ragazzi. Mi sono colpito come un coglionazzo. Ed è morto Frog, va bene. Vai, cono gelato, è il tuo momento di farti valere. Slavina. Manco sberla, raga. Ok. Slavina. Perfetto, bravissimo congelato. Ok. Ma io direi di mettere per primo Frog, ragazzi. Anche congelato non è male, eh. Non è male congelato comunque, ragazzi. Ok, tipo terra, quindi il gelo gli rompo il sederino. Super pozione. Ok. Prima di andare un attimo sotto, ragazzi, io direi proprio di andare qui sopra. Vedi perché c'era questo, c'era. Ragazzi, noi dobbiamo battere chiunque, ragazzuoli. Qui tocca battere chiunque. Quella lì sopra come faccio a prenderla? Non saprei. Sandile, ragazzi. Prepotenza di Sandile che abbassa l'attacco di Frog. Divieto. Non posso usare strumenti. Vai Frog, bollaraccio. Mamma mia Frog, ragazzi. Mamma mia. Mi ha tolto 7 solo. Mazza, buono. E da attacco, va bene, ci sto. Ci sto. Ma se la precisione cala, 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 ragazzi, bravissimo Frog! Mamma mia, signori, pazzurdissimo questo Frog! E non sale ancora di livello, però dobbiamo cambiarlo, ragazzi. Purtroppo dobbiamo cambiarlo perché non ha più precisione. Ha perso 2 di precisione, quindi mettiamo cono gelato. E facciamo un bel vento gelato incredibile, pazzurdissimo, ragazzi. A questo Dribbur. Pure Dribbur non l'ho mai provato, eh. Mamma mia, ragazzi. Velocità diminuisce. Siamo più veloci noi e... Addio Dribbur, ragazzi. Incredibile. Dono gelato.
cono gelato, ragazzi, incredibile. Frog livello 25 per lui. Oh! Ragazzi, è arrivato il momento di Frog, dell'evoluzione incredibile di Frog. Eccolo qui. Eccolo qui, signori. Non mi ricordo mai il suo nome, forse era Palpitoad, l'abbiamo visto all'inizio. Palpitoad, sì. E poi non so se... ma assomiglia veramente a Todd di Mario, ragazzi. Ecco qui, ragazzi, Palpitoad messo nella schermataz. Allora... scendiamo di sotto. Ah, ecco, per andare a sconfiggere qua lì sopra penso dobbiamo andare proprio qui, ragazzi. Eh sì. Ma intanto vediamo come stanno messi i Pokémon. Ho sbagliato. Come stanno messi i Pokémon, ragazzi. Ok, ci sta. Messi benissimo. Ok, sconfiggiamo questa, ragazzuoli. Bellissimi patatini. Vai. Andiamo, andiamo, andiamo. Dribur, attenzione. Ora, ragazzi, non è più Frog di una volta. Ora questo Frog è cresciuto, signori, è cresciuto. Volaraggio. Quanto danno mi ha fatto, ragazzi? È rimasto con uno di vita, ma diminuisce la velocità e noi dobbiamo essere più veloci di lui. E lo facciamo. Perfetto. Ora ci dobbiamo bene bene che curare, ragazzi. Quindi una bella super pozione al nostro grandissimo Frog, che piano piano, ragazzi, sta diventando forte. Sta diventando forte. Ma va subito qua? Non pensavo, raga, no. Volevo affrontare anche gli altri. Non si può tornare sopra? Ok, sì, si può tornare. Aspetta, aspetta, Rafan, aspettami. Topera, scusami. Non volevo. Ok, non pensavo, ragazzi, non pensavo. Vi giuro, non pensavo. Voglio affrontare anche questo, ragazzi. Ok. Ok, ok, okay, vai. Volevo affrontare tutti, ragazzi. Non pensavo che andasse subito sotto. Me lo potevo immaginare, sinceramente. Sandile. Incredibilmente pazzurdo questo Sandile, che morirà malissimo, ragazzi. Secondo me proprio malissimo. Un bel volaraccio in faccia. No, bullo, ragazzi. Mi attaccherò sempre da solo, tanto già lo so. E la confusione, ragazzi. Invece no, invece no, signori, perché Frog è il più forte del mondo. Palpitoad. Raga, proviamo con cono gelato. Vediamo un attimo con cono gelato se riesco a fare qualcosina. Qua mi serve un Pokémon erba, ragazzi. Assolutamente un Pokémon erba in squadra. Vento gelato. Ok, ok, ragazzi. Oh, il danno gli abbiamo fatto, eh. Il danno, signori, gli abbiamo fatto. Bene. Se attacchiamo per primo. Benissimo. Mamma mia, ragazzi, cono gelato. Cono gelato over the power. Sandile. Ah, lasciamo cono gelato, ragazzi. Lasciamo cono gelato. Tanto io uso attacco speciale. Divieto, non può usare strumenti. Va benissimo. Vento gelato, ragazzi. Attacco speciale, c'ho 42. Arato. Mamma mia, cono gelato OP, signori. OP, signori, questo cono gelato. OP. Ok. Ora possiamo andare, ragazzi. Possiamo andare.
tranquillamente. A sconfiggere quelli. Rafan, il capo palestra. Andiamo. Andiamo. Ok. Provorok per primo. Vai Frog. Sgranocchio ragazzi ci usa. E ci fa un bel po'. Un bel po' di danno ragazzi ci ha fatto. Iperpozione ha usato, ma è un pazzo? Un pazzo ragazzi? È un pazzo! Attacca la lite. Vai, bolla raggio ancora. E addio Crocoro, che il primo è andato ragazzi. Ora facciamo il cambio perché sennò poi Frog muore. Palpidod. Cono gelato ragazzi, che prima cono gelato contro Palpitoad ha fatto il suo, e ha fatto il suo. Vento gelato? Azz. No, no. Bolla raggio, va bene. Allora, pensiamo. Dai con aerosolio. Potremmo confonderlo con confusione, ragazzi, però non gli facciamo tanto. Fanghiglia che ci toglie tantissimo. E la precisione cala. Ancora conclusione sperando di confonderlo. Ma non lo confonde signori, non lo confonde. Non lo confonde. Una cosa da fare e da provare. Pyro con sberletese ragazzi, perché ha poca vita, quindi due colpi potrebbe bastare. Sberletese. Uno. Due. Tre. Bravissimo Pyro. Frog livello 27. E ultimo Exadrill. Mettiamo Frog. Sperando che ragazzi ce la facciamo. Lacerazione. Marchia fuoco. Un Yaguzzi, raga. Va bene. Oh. Batti terra. Vediamo un po' ragazzi. Merda ragazzi, merda merda. Prana. E tostarello, tostarello ragazzi, è veramente tostarello. Bruciapelo intanto.
Provo Pyro. Niente ragazzi, OP questo Excadrill, eh. Mi sa abbiamo perso. Lacerazione, sì, abbiamo perso, ragazzi. Ripperotti. Va bene, dai, riproviamoci, riproviamoci. Eccoci qua, ragazzi, riproviamoci. Mamma mia. Sperando bene, ragazzi, speriamo bene. Se no poi provo a fare nitrocarica, casomai, dopo. Potrei fare nitrocarica, infatti, raga. Ma qua c'è cade abbastanza bene con lui, eh. Ci usa bullo. Stavolta ci ha usato il bullo. Speriamo che colpisce l'avversario. Bravissimo. Forse possiamo anche shottare, eh. Ok, quasi. Ok, iperpozione va benissimo. Sperando di che non mi confonda solo. Attacca l'ide, va bene. Che lotta incredibile. Oh, non è più confuso, cosa? Oh, che lotta incredibile, ragazzi. Ancora bullo. No, 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 no. Vai con un gelato. Sgranocchio. Mi toglie 40, ragazzi. È morto. Ah. Oh, sarà più veloce lui o Pyro, ragazzi? Pyro, godo. Va bene, va bene. Potremmo fare anche sbirledese a Excadrill, eh? Ok, lui ci mette Palpitoad, che sinceramente, ragazzi, userei Violet contro Palpitoad. Forse è l'unico che Liepard può fare qualcosa, quindi iniziamo con Bruciapero. Vorrei anche fare iniziare a usare Unghie Aguzze. Ok. Vediamo cosa fa lui, Acquanello, va bene. Un altro Unghie Aguzze io me lo sparerei proprio. Ok, batti terra. Mi tolto 30, eh. Fanghiglia di attacco, godo, sfuriate. Non mi ha tolto tanto, però va bene. Liepard, mi deve uccidere questo qui, ragazzi. Uno di vita. Mamma mia. Iperpozione per gli Liepard, ragazzi, che mi devo uccidere per forza questo qui. Non devo sprecare altri mon. Godo. Fanghiglia, va bene. Meno male che ero rimasto con uno di vita, ragazzi. Meno male. Manca poco, eh. Una bella super pozione. No, me lo potevo immaginare, ragazzi. Potevo immaginarmelo. Vabbè. Se mi fa un brutto colpo è perfetto. Liepard, ragazzi, va bene così. E
se ci dovessi mettere Palpitoad, ragazzi, e uso Baraunda. Vola raggio. Baraunda. Ok. Fanghiglia. Ah, mi sa moriamo, ragazzi. Questo Palpitoad ci sta rompendo il culo, posso dirlo. Uno. Due. No. No, ragazzi, no. Non ci voleva, ragazzi. Non ci voleva. Non ci voleva assolutamente, ragazzi. Ma quale so io? Ok. Ma il problema è lui, ragazzi. Il problema è lui. Il problema è lui. Dopo devo provare a usare nitrocarica, ragazzi. O sberle tese anche. Però non ho usato unghie aguzze, attenzione. Nitrocarica. Ok. Ok. Diventiamo più veloci, ragazzi. Sì. Sì. Bastava nitrocarica, ragazzi. No, marchi a fuoco. Bastava nitrocarica, signori. Bastava una sola nitrocarica che cambia tutto. Cambia tutto, ragazzi. Incredibile. 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 Una mossa come fa cambiare le cose, oh. È incredibile, ragazzi. Oh, ci mancano solo tre, eh? Tre medaglie, raga. Stiamo alla quinta, eh? Ok, cava? Non ho letto, scusate. Ok, vai la cava. Ok. Devo dire, ragazzi, per averla fatta al secondo tentativo, no, me l'aspettavo. Sinceramente non me l'aspettavo, raga. Veramente difficile con Exadrill, eh? Va bene, va bene, va bene. Ma ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Quinta medaglia presa. Lasciate like, condividete il video e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!